Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Vedete, senza barba sembro proprio Vagnone. Mi hanno detto, ragazzi, Glacius, tagliati la barba così sembri più giovane. Ma io, siccome voglio sembrare più giovane, quindi mi sono fatto capello giovanile e senza barba. Vedete, sembro proprio un cazzo di ragazzino. A parte questo, comunque, Maximovic ormai è quasi fatto, quasi certo. Lo dicono in tutte le testate giornalistiche. L'unica cosa è il nodo dell'ingaggio. Lui è ovviamente molto contento di venire con noi. L'avevo ampiamente detto che lui veramente è un colpo di mercato, se lo prendiamo, credo di sì, a meno che di clamorose, ma non credo, perché noi, io ve l'avevo detto, noi abbiamo dato coda a loro, ovviamente ha sparagnato 1 milione, e ovviamente non dovrebbero rompere i coglioni il Genoa, quindi danno Maximovic. L'unica cosa che prende 1.600.000 di ingaggio netti a stagione, che sono molti, sia in Serie A che in Serie B, sicuramente dovrà dare una mano il Genoa a Lecce. Poi c'è anche l'anno prossimo in scadenza, quindi Lecce, cioè il Genoa comunque lo deve vendere, pure 1 milione, quello che è. In più deve pure pagare l'ingaggio, quindi non si sa come cazzo andrà. Può darsi pure, secondo me, che Lecce potrebbe dare 1,5 milioni, oppure spalmare, che ne so, 2 milioni, che ne so, in 2 anni. Potrebbe fare così, oppure per esempio dare, sì, quello è l'unico modo. Che cazzo sennò come cazzo fai? Bisogna spalmarlo e il Genoa deve dare una mano. Quindi altro non si può fare, se no come cazzo fai a pagare? A parte, sicuramente lui non è che può pretendere 1,5 milioni, 1,6 milioni, sicuramente sarà di meno, però comunque sono tanti soldi. Ma lui comunque ovviamente è contento di venire, quindi si abbassa l'ingaggio, il Genova ci dà una mano e quindi Maximovic è un colpo da Serie A finalmente per quanto riguarda. Fatemi sapere cosa ne pensate di Maximovic, quindi speriamo bene. Baschilotto pure, ma quello ovviamente sarà un'alternativa, perché può giocare sia come terzino destro che come centrale. È un'alternativa, non è che può essere il grande colpo. Quindi il colpo, diciamo, importante è Maximovic. Per il resto, il portiere Falcone. Io mi auguro che prendano Falcone, che comunque è anche un pupillo di Trinchiera che l'ha avuto a Cosenza, però ci sono diversi club. Se no c'è Scuffetto. Non lo so, io leggo un po' di cose. Alcuni dicono che Scuffetto è buono, altri no. È un portiere comunque che quando ha fatto tutte le giovanili della nazionale italiana, e mi sono sbaglio, esordito a 17 anni in Serie A con l'Udinese, ha giocato come terzo portiere nella zona maggiore, è veramente una giovane promessa. C'ha 26 anni, è ancora giovane, lui ovviamente gradirebbe giocare in Serie A, ovviamente. Che dire, è una scommessa secondo me. Cioè, come, sì, è una scommessa. Anche, vabbè, Falcone comunque ha fatto quest'anno buono, perché ha sostituito e il portiere della Sampdoria, quindi non lo so. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io sono un po' indeciso. Preferirei più Falcone, però Scuffè, vabbè, ce la rischiamo. È come quando tu giochi Luggiolli, no? Così, che fai la giocata, e ti può andare bene, ti può andare male. Però se ci va bene, c'ha 26 anni, magari si rilancia, e quindi può essere anche una buona plusvalenza per il Lecce, che sicuramente lo pagherà pochissimo. Un portiere a 26 anni è come un attaccante dei 20, proprio Vagnone ancora, molto giovane. Quindi, bah, io sinceramente me la rischierei, dai. Tanto ha rischiato per i giocatori, ora dice che non rischia per Scuffè. Quindi, ragazzi, me la rischierei. Per quanto riguarda, mancano ancora due centrocampisti. Se prendono Baschirotto e Maximovic, secondo me la difesa è a posto. Fatemi sapere cosa pensare. Ovviamente il portiere. A centrocampo c'è ancora Ferguson, ce ne sono altri, ma ancora niente. Però ce ne mancano due giocatori, perché Maier ovviamente è fuori dal progetto tecnico. Bjorkren andrà in prestito. Helgason, secondo me, lo deve dare in prestito. Giocheremo con Blin, coso, Hjulmand, Cargiuro no, anche tu, via, anche tu in prestito, quindi due ne abbiamo. Quindi ne mancano praticamente quattro, a meno che qualcuno di loro non rimane, però io li darei tutti in prestito in Serie B per fare, diciamo, per farli valorizzare, perché tenere dei giovani, sinceramente, vabbè, Cargiuro è un bel giovane, Bjorkren ha 24 anni, sì, è giovane, ma non tanto giovane, però comunque non lo so, però non li vedo adatti per la Serie A, sia Cargiuro che Bjorkren. Helgason potrebbe, cioè Helgason è il ragazzo, è quel, cioè, è giovanissimo. Ha delle grandi potenzialità, potrebbe anche far bene, addirittura in Serie A. Azzardo, potrebbe, che ne sai, è giovane, ha delle buone qualità tecniche, a quella nazionale anche ha fatto bene, quindi no, lo terrei come alternativa al massimo lui, ma gli altri due, via! Fatemi sapere cosa ne pensate di quello che sto dicendo. Per quanto riguarda l'attacco, Strefezza, Listoschi,
ha delle buone qualità tecniche e può fare alternativa per quanto mi riguarda. A sinistra Di Mariano deve per forza confrontarsi con una, con, ci vuole là, ci vuole un esterno forte, ragazzi, forte proprio da Serie A, un colpo lì insieme a Di Mariano che si giocano il posto. In attacco Nasi, ciao, ormai che sono abituato, Cesso e Colombo, e là sicuramente ne serve un altro per forza. Ma secondo me ragazzi, l'attaccante per ora non lo prenderà, lo prenderà ovviamente con i saldi del mercato, come vi ho già spiegato come funziona. Ovviamente da ridere, ma è così. Però potrebbe anche prendere un grandissimo colpo a fine mercato. L'attaccante è proprio quel giocatore proprio che arriverà alla fine, sì, quei classici colpi che devono fare per infiammare la piazza, per gli abbonamenti, per dare entusiasmo e carica, no? Secondo me quello è. Ma non adesso. Adesso priorità i difensori e i centrocampisti, e là ci vogliono centrocampisti seri, buoni, di esperienza in Serie A. Ferguson sì, lo puoi prendere, ma devi poi affiancarlo con uno di esperienza che ha già giocato in Serie A, uno magari anche mezzo fallito, che comunque ha già esperienza. Quindi speriamo bene, ragazzi. Comunque le cessioni, ci sono state cessioni di Maselli, che comunque vi ricordo, però mi dispiace perché quel ragazzo per un errore che ha fatto è stato subito buttato via. Quando stava in Serie B, ovviamente Serie A non può giocarla, però quando sta in Serie B per quell'errore andò via. Poi quell'anno scorso ha giocato con la Juve Stabia, poverino, è stato pure infortunato, ha giocato pochissimo e quindi mo rimane con Juve Stabia, con che cazzo ha giocato? Non mi ricordo. Comunque è stato venduto alla Juve Stabia, non mi ricordo con chi cazzo giocava, vi figurate, mi pure dimentico i giocatori con chi cazzo giocano. Comunque ha giocato in Serie C col Foggia, sì, col Foggia, cazzo, di Zeman, è vero. Glacius, veglia! E beh, ragazzi, ho dormito 4 ore, quindi immaginavo, sto al lavoro, quindi ho dormito 4 ore, sono un po' rincoglionito e comunque anche un po' bevuto, ovviamente, quello è scontato. Quindi ha giocato col Foggia di Zeman, è stato infortunato, quindi ragazzi, è normale che mo, l'ha preso la Juve Stabia, l'ha comprato. Se lo rivende, il Lecce ci guadagna il 50%, non lo so. L'avrà venduto sicuramente a un pacco di bruscine e un pacco di taralli, perché quanto cazzo lo rinde, e se lo rivende si guadagnerà metà pacco di taralli e metà pacco di bruscine di ritorno al reddito. Che cazzo vuoi che guadagni? Vabbè, comunque vabbè, mi viene da ridere. Plus Valenza 50%, giocatore che venderà, forse avrà venduto 10.000 euro, 20.000 euro. Dici sì, su soldi, però per la Serie A, vabbè, lasciamo stare, perché poi vedo alcuni che scrivono ste cose, 50% della rivendita. Vabbè, comunque. E poi Pierno praticamente è stato venduto alla Juve Stabia, quindi lui sì, è stato, cioè, quindi vabbè, dai, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Fatemi sapere cosa pensate di quello che ho detto. In realtà sto dicendo un sacco di cazzate, perché Pierno mi viene da ridere. Pierno rimane al Francavilla. Mi sono un po' incartato, ma lo sto facendo apposta, ragazzi. Voglio vedere se state voi attenti, perché poi se dico Juve Stabia, Glacius mi ha detto una puttanata, perché Pierno ha giocato nel Francavilla, ha fatto anche bene, e quindi io lo sto facendo apposta, ragazzi. Vi sto facendo, no, sto scherzando, sto un po' ridendo. Lo so che ha giocato l'anno scorso a Francavilla ed è stato di nuovo riconfermato un prestito secco al Francavilla. Sto scherzando, ragazzi, vi sto incartando a voi, mi sto incartando da solo. Dai, giusto pure per ridere un po'. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti, ragazzi. Speriamo che arrivino questi giocatori che ho detto. Me lo auguro. Continuate a iscrivervi al canale, seguite Glacius da Rosso, che dice un sacco di stronzate e si incarta da solo. Alla prossima. Via, Bari vaffanculo, Salerno vaffanculo, Scartapiri vaffanculo, via, Olivieri, Suca, via.